Dato che è parecchio che non facciamo una random skin challenge, ho deciso di fare questa random auto challenge, random macchine, random veicoli challenge, chiamatela un po' come volete, che ho visto da Lachlan, uno youtuber che dovrebbe essere australiano o americano, boh, non ho mai capito. E devo dire che viene fuori qualcosa di molto particolare e carino. Ora, non ho capito bene lui come l'ha strutturata, ma da quanto ho capito, in base al colore della macchina che trovava, poteva scegliere le rarità delle armi da utilizzare. E noi faremo un po' una roba del genere, insomma. Ma fatemi sapere se vi piace l'idea, lasciate un bel mi piace a 20.000 like. Faremo una nuova random skin challenge con le nuove skin che usciranno. Quindi mi raccomando ragazzuoli, iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto. Controllate di essere iscritti e se non lo siete iscrivetevi. Ma soprattutto vi ricordo di utilizzare il mio codice supporto a un creatore GGYT, tutto grande e tutto attaccato, nel negozio oggetti di Fortnite. Anche perché a 100.000 supporters mi tingerò i capelli di un colore che deciderete voi ragazzi. Quindi mi raccomando tutti quanti sotto nei commenti GG. Sì, sotto nei commenti, insomma, come supporta un creatore nel negozio oggetti di Fortnite, GGYT, tutto grande, tutto attaccato. E ovviamente poi farò i video senza cappello per farvi vedere i miei bei colori tinti, di un colore che deciderete voi. Detto questo, mettiamo pronto, ovviamente ho messo la skin che è uscita in concomitanza con le macchine, direi che era appropriata, e vediamo un po' che tipo di macchine troviamo e di che colore soprattutto. Ok ragazzi, ovviamente dobbiamo trovare immediatamente una città in cui ci sono dei veicoli, delle macchine, ma soprattutto poi ci possiamo muovere soltanto con le macchine, con quella macchina disegnata che abbiamo scelto, e utilizzare le armi del colore di quella macchina. Ora, io direi che comunque a Corso Commercio, se non sbaglio, le macchine ci sono, e avevo pensato ad una cosa. Dato che comunque molte macchine magari hanno una colorazione diversa, le rarità delle armi, per esempio, sì, ci sono le macchine viola, ci sono le macchine gialle, ci sono le macchine dei colori delle rarità delle armi, però diciamo che ci sono anche colorazioni delle auto diverse, per esempio le auto rosse, io non ho delle armi con la rarità rossa. Ora, a parte il mio piccone, però ovviamente poi non è che posso giocare con il piccone, quindi se mi capita una macchina che ha un colore completamente diverso da quello delle rarità delle armi. Tra l'altro qui c'è un lama, ci dobbiamo sbrigare tantissimo ragazzi. Ecco, per esempio la macchina è verde, posso usare soltanto armi verdi. Ma a parte quello raga, se mi capita tipo una macchina di un colore che non ha rarità, io posso usare solo armi bianche. Se siamo accappottati già, mannaggia la miseria. Via, via albero. Comunque armi verdi ragazzi, armi verdi. Però direi di andarci a fare. No, il lama se lo sono già fatto. Non c'ho parole. Va bene, va bene. Tra l'altro questa macchina è viola. Se troviamo anche armi viola possiamo prenderle e magari andare in giro con quella macchina. Niente, raga, solo roba blu, non ho parole. Cioè, non ho parole, solo roba blu. Poi in una partita del normale non avremmo mai trovato roba blu. Va bene. Cioè, ci eravamo già fatti un loot assurdo se fosse stata una partita normale. Niente, un altro shield. Però ragazzi, io sto cercando con una certa insistenza qualche arma per poter sparare. Verde. Niente, ancora blu. No ragazzi, non ho parole. Ragazzi, non ho parole. Non ho veramente parole. Cioè, stiamo trovando soltanto armi blu che ovviamente non possiamo utilizzare. Questo è un problema. Questo è un vero e proprio problema. Fiocina, vabbè. Allora, io direi una cosa. Io direi una cosa, ragazzi. Allora, mi prendo il fucile a pompa blu e anche il vampa, e mi prendo la macchina viola e mi vado a potenziare le armi. Me le potenzio ragazzi. Cioè per forza è l'unica cosa che mi viene in mente. Però devo farmi materiale. Tanto 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 materiale. No, non mi dire c'ho i predoni. I predoni. Dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare tantissimo. Tir rosso. Vabbè, i predoni, ragazzi, mi stanno sparando. Non ho parole. Niente, io devo cercare di andare a potenziare queste armi che ho. Per forza. No, mi stanno continuamente sparando. Scappa. Raga, qui c'è l'acqua. Io dentro l'acqua con le macchine non ci sono mai andato. Vabbè, onesto. Carburante ridotto. No, raga, mi serve il carburante. Allora, aspettate, perché qui ho visto una cassa. Niente. Questi qua mi hanno proprio preso di mira adesso. No, adesso l'arma verde. No, vabbè ragazzi, però lo vedete che mi prendono in giro. Cioè, lo vedete che mi prende proprio in giro il gioco. Cioè, il gioco Fortnite lo sa quando io faccio queste challenge. E mi prende proprio in giro, mi prende. Allora, stazione di potenziamento. Ricordo che se potenzio queste armi posso usare... vabbè, raga. Vabbè. Ma tutte... Cioè, tutte viola. Cioè, tutte blu, raga. Ma le posso... La posso potenziare? No, mi serve il ferro. Mi serve il ferro, ragazzi, ma non ce la farò mai. Stanno qua
Stanno già qui sopra, stanno. Stanno già qui sopra. Gli serve il ferro. Stanno già qui sopra. Vediamo se riesco a scappare e riprendere la macchina. Mannaggia, ragazzi. Cioè, è pazzesco. Ah, tra l'altro c'avevo il carburante che stava finendo. Quindi prendiamo la tanica. Dov'è finita la macchina? Dove l'ho lasciata la macchina? Regà, ma che mi hanno fregato la macchina? No, regà, mi hanno fregato la macchina. Allora, facciamo che comunque l'ultima macchina guidata è il colore della rarità che devo utilizzare. Ah, no, eccola, 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 eccola qua. Avevo sbagliato il posto dove cercarla, ci credo. Allora, devo farmi del metallo. Appena mi faccio del metallo posso potenziarmi il fucile a pompa e almeno ho qualcosa con cui fightare. Insomma, fucile a pompa viola non è per niente male, però ovviamente dobbiamo riuscire a fare tutto questo che sto dicendo, che comunque non è facile. Io per adesso non ho armi da poter utilizzare, eh. Per adesso io non ho armi da poter utilizzare, però devo farmi il ferro. Appena mi faccio un po' di ferro potrò utilizzare queste armi. Mi mancano 90 di ferro, cosa che purtroppo questo pulmino della scuola non può darmi. Non credo arriviamo a 90 di ferro, no. Ovviamente continuiamo a trovare armi verdi e blu. Cioè, ragazzi, pazzesco, non ho mai trovato tutte queste armi blu in vita mia. Ora, questo tir sembra che è giallo o verde. Boh, forse è più verde. Sì, ragazzi, oddio, è giallognolo. In realtà è giallognolo. Che se era verde... Vabbè, no, ma sto facendo tutta sta cosa per usare il ferro. Mi serve altro ferro. Boh, provo ad andarmelo a fare lì. Mamma mia, ragazzi, questa è probabilmente una delle challenge più difficili che abbia mai fatto, eh. È quasi sicuramente una delle challenge più difficili che abbia mai deciso di fare. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Allora, ora il ferro per farci il pompa lo abbiamo. Quindi, cosa di potenziamento, fucile a pompa. E andiamo a comandare. Adesso possiamo sparare almeno. Abbiamo solo il pompa, ma almeno qualcosa per sparare la abbiamo. Io vi direi un'altra cosa. Comunque questa roba me la porto. Cioè, comunque la stazione di potenziamento me la porto, perché ci può tornare utile, raga. Ci può tornare tremendamente utile. Io però tornerei a prendere la macchina, che comunque può essere un buon modo per spostarci rapidamente. E via. Niente, un altro scudo. Niente, però oggi solo roba blu, eh. Che ribadisco, in una partita normale sarei contentissimo. Però qui non possiamo usarla. Che cos'è tutto sto rumore? No, c'è uno lì. Raga, c'è uno lì e io ho pochissimo materiale. C'è uno lì. Io non posso guidare questo tir, perché sennò poi non posso più usare il pompa. Dove è andato? No, sta qui dietro. Ragazzi, mi sa lo devo pushare. Ok, 86 net shot. Attenzione. Niente, ma pure distrutto. Ma pure fregato la macchina, raga. Vabbè, mettiamoci lo shield. Niente, non devo guidare altre macchine, perché sennò poi il fucile a pompa non lo posso più usare. È quello il problema. Se guido un'altra macchina poi cambia la rarità di armi che devo usare. Siamo rimasti già in 19, tra l'altro, eh. Siamo rimasti già in 19. Niente, un altro scudo. Ma che è? Ma che è, raga? Ma che sono tutti sti scudi? Comunque, abbiamo un airdrop qui davanti a noi. Spero di trovare un'arma viola, ragazzi. Spero vivamente di trovare un'arma viola. Chi sono? I predoni? Sembra il caccia dei predoni. Vabbè, comunque, proviamo ad andare all'airdrop. Ovviamente la safe è completamente all'altra parte. Sentiamo il punto, 500 e qualcosa metri. Va bene, l'airdrop dovremmo riuscire a farcelo, però. Ok, vediamo. No, mannaggia. Avevo visto viola, invece era la jump. Questo P90 mi avrebbe fatto tanto comodo. Avrebbe fatto tanto, tanto, tanto comodo questo P90. Ci stanno sparando. Io continuo ad avere pochissimi materiali. Continuo ad avere pochissimi materiali. Abbiamo solo il fucile a pompa, quindi direi che forse è meglio andarsene. Ok, raga, ho uno qui davanti a me, davanti a destra, è appena entrato nel grano. Non so se l'avete visto. Io ho due jump comunque per scappare, Però il problema è che per un fight ho davvero pochissimi materiali. Davvero pochi pochi materiali, quindi dovrei riuscire a trovarmi un po' di tempo per lootare i materiali. Ma non credo di riuscire a trovarlo, purtroppo. Niente, quello dietro continua a spararmi. Eccolo lì. Ci sta continuando a provare. Prima o poi ci riesce, raga. Cioè, per forza, prima o poi ci deve riuscire. Speriamo più tardi possibile. Mo' qua provo a passare in mezzo al grano, che si spera non riesca a prendermi dentro il grano, insomma. No, raga, c'è qualcuno qua. C'è quello di prima. Proviamo a fregarlo. No, sta salendo. Ma che vuole lootare? Mi sa che vuole lootare. Chi sta lootando? Che cosa ha sparato?
Uno dei fight più strani che abbia mai fatto. Non muori, non muore, non muore, non muore. Ok, è morto. Ribadisco, uno dei fight più strani che abbia mai fatto con una scala in mezzo. Va bene, ora dobbiamo stare attenti sempre a quello con il caccia dietro di noi, che è quello più pericoloso. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Niente, raga, ormai questo qui col caccia non è diventato mio amico. È diventato mio, mi sta seguendo. Ma forse vorrà diventare solo un buon amico. Niente, sta arrivando alcuna macchina. No, la mia macchina, raga. La mia macchina. Niente, questo mi vuole mettere sotto. E ci riesce? Boh, vabbè, ok. Boh, ok, ragazzi. È riuscito benissimo a mettermi sotto. Io ho sprecato un botto di materiale per tutta sta storia, ma va bene. Ah, io volevo solo riprendermi la mia macchina. Eccola qui, però mi sa che è un po' difficile prenderla. Raga, per pushare questo devo andargli vicino. Come faccio col fucile a pompa? Proviamo a fare il giro e gli scendo in faccia. Niente, ci voleva solo quello lì che mi voleva investire. Ah, vabbè, raga, ma no, adesso si sta facendo gli affari suoi. Adesso si sta facendo gli affari suoi. Ah, questo si potrebbe guidare, però no, ovviamente, ragazzi, perché sennò ricomincio da capo con le armi e non mi sembra il caso. Niente, adesso ho anche sprecato tutto il legno, quindi non potrei neanche potenziare qualcosa che trovo qui in giro. Rip. Oh, niente, questo qua mi ha ripreso di mira. Oh, vabbè, raga, io lo puscio. Cioè, basta. Tanto mira sempre noi, mira. Ci togliamo un nemico potente, ci togliamo. Dov'è andato? Ma sta sempre qui dietro? Dov'è andato? Eccolo lì. Ok, finalmente. Non lo so, raga, mi ha fatto sprecare più materiali lui per coprirmi che non so chi. Allora, però vediamo. Ah, tipo una mitraglietta blu che potremmo potenziare. No, c'ho qualcuno qui dietro. C'è qualcuno lì dentro, raga. Quindi facciamo un attimino una cosa. La postazione la posso mettere qui, no? Ah, non c'ho. Non c'ho. No, raga, non c'ho il coso. Non c'ho il legno. Non c'ho il legno, raga. Non ci credo. Vabbè, provo. Provo a tenermelo. La mitraglietta, intendo. Ah no, ma mi sa che è fuori. No, no, è dentro, è dentro. Ora ovviamente uscito di qua per sfuggirmi. Ok. Ok. No. No. Madonna mia. L'ho hittato di brutto. Raga, l'ho hittato di brutto. È one shotissimo. No, guarda che loot che è questo. Non posso prendere niente. Dovrei provare a guidare una qualcosa di giallo. Aspetta, proviamo a vedere se quello lì è tipo giallo. Raga, è arancione. È più giallo, dai, non voglio barare. Non voglio barare, no, niente. Ho lasciato le armi lì, giustamente sto qui se ne sta approfittando. Niente, ho regalato le armi mitiche a questo qui. Mannaggia la miseria. Sì, sta pure a scappare. Ma perché scappi? Siamo 1v1, bro. Che scappi a fare? Niente, mi farò. No, non c'aveva legno? Il tipo non c'aveva legno? No, sì che ce l'avevi, dai. Dai. Allora, aspetta, almeno ci potenziamo un'altra arma, ragazzi. No, le velenose no. Le velenose no. A parte che non mi sta prendendo, però questi qua sono muri suoi. Edita? No, nemmeno editi. Vabbè. Cioè, alla cosa peggiore con cui... vabbè, ragazzi. Alla cosa peggiore con cui voleva avere a che fare. Mannaggia la miseria.
Vediamo se mi segue. No. Ai 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 ai. Vabbè, è riuscito a rittarmi due volte. Ce la farò? Ce la farò? Non lo so, ragazzi. Non lo so se ce la farò. Ok, ce l'ho fatta. Dopo 3 miliardi di tentativi, ce l'ho fatta. Beh, continuo a portarmela. Tanto ormai sembra che ha portato fortuna. Il nostro portafortuna, ragazzi. La postazione di potenziamento è il nostro portafortuna. È il nostro portafortuna. Niente, quello lì si è chiuso lì. Raga, purtroppo la situazione è pessima. Ma che sta facendo? Vabbè. Oh, ma che mirai? Porca miseria, ragazzi. Sono due volte mi lasera così. E poi questa sarebbe stata una easy win, perché quello lì mi ha dato 3 miliardi di armi mitiche e leggendarie. Dove è andato? Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Va bene. Dai, che se siamo più forti di lui ce la possiamo fare comunque. Mannaggia, solo un paio di colpi. Però non si è curato, eh. 8, così, giusto per gradire. Non gli voglio proprio lasciare un attimo di respiro, raga. Anche se lui col rampino il respiro se lo crea da solo. Dove è andato? Qui col pompa a carica gli avrei fatto anche più danno, mi sa. Ce n'hai altri! Ma fai schifo, ma farai schifo. Quante ne ha? Boh, vabbè. Ne ha altre, boh. No. Boh, regà, vabbè. Cioè, senza parole. Senza parole, ragazzi. Cioè, ho incontrato proprio il peggiore, ho incontrato. Come ultimo ho incontrato proprio il peggiore. Dai, su, dove sei? Che stai facendo? Capirai, io ho 40 di vita, tra l'altro. Ah, provo a buildare un po' il legno. Ma che sta facendo? Cosa starebbe facendo? Ma non stai bene. No, raga, però devo salire a fightarlo, perché io con 40 di vita non resisto mezzo secondo dentro la safe. Dove è sceso, mo? Niente, sta scende. Non ho parole. Io devo riuscire a scendere nell'acqua. E lui sta risalendo. Ma, raga, cioè, è il peggiore questo. Cioè, ragazzi, non ho mai incontrato un avversario così rompiscatole. Cioè, raga, mi sta facendo impazzire, vi giuro. E tutto questo perché gli ho lasciato quel rampino maledetto. Non ho parole. E che faccio, mo? Che faccio adesso, raga? Cioè, non ho neanche i materiali per salire fino a lì. Boh, vabbè, raga, vi giuro, il peggiore. Cioè, questo... Cioè, non ha minimamente vinto di skill. Cioè, l'ho asfaltato tutto il tempo. Cioè, non ho mai visto nessuno giocare come ha giocato lui, oh. Cioè, boh, veramente. Non so, provo di jump. Ma non ci arrivo, non ci arrivo, raga. Non ci arrivo, ragazzi. Non ci arrivo. Che fa, si è chiuso? No, non si è... vabbè, raga, niente, è finita. Poi mi spamma, mi spamma, mi spamma.
No, non ci arrivo, dai bro, finiscimi. Cioè, neanche così riesci a finirmi. Ho finito pure le jump. Aveva 17 di vita, tra l'altro, vorrei far notare questo. Cioè, lui con tutte le armi mitiche aveva tutto. Balla anche, ma immeritata proprio, ragazzi. Tra l'altro è il secondo video di fila che arrivo secondo. Pazzesco. Di solito sono sfigato perché il GG Total Headshot dice tutto, ma così sfigato no, di solito. Se poi stavamo per vincere un video incredibile, dopo potuto utilizzare soltanto le rarità delle macchine, quindi già questo dice tutto, ma va bene. Mi raccomando, codice supporto a un creatore, GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Per me è tutto, ci troviamo domani in un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi.